Cari amiche e cari amici, ben ritrovate nella mia umile dimora. Sabato, 1º giugno, sono le 12 meno 10. Fra un paio d'ore mi avvierò verso il Bonelli Point di Via Marghera a Milano, dove dovrebbero presenziare il bravo Chiaverotti, autore di Morgan Lost e nonché del precedente Brandon, insieme a una delle disegnatrici della stessa serie di Morgan Lost. Prima di andare, quindi, ho deciso di fare questo breve video per quanto riguarda un personaggio che non è quello che sta passando adesso, c'è cioè il mio gatto Yuri, che ovviamente è più, diciamo, è in cerca di coccole come sempre. Ogni volta che faccio un video lui si presenta, guarda. Comunque è un gatto, è bravo, guardate, è anche bello per quanto mi riguarda. Comunque ho approfittato, diciamo, purtroppo il gatto non è che sa che sto facendo il video, a lui interessa solo avere le sue cocco, come un po' tutti noi. Comunque, stavo dicendo che prima di andare al Bonelli Point mi è venuto in mente di fare un video, ma naturalmente non su un personaggio Bonelli per questa volta, ma per quanto riguarda il Diabolik inedito del mese di giugno, il numero 6 di quest'anno. Come sempre vi mostro la cover, la costina bellissima di Diabolik che a me piace tanto e ovviamente il retro, la quarta di copertina con la solita immagine di uno dei protagonisti dell'albo, in questo caso trattasi di Eva. Come sempre la copertina di Buffagni, che veramente sapete io. Ve ne ho parlato anche in passato, è un bravissimo disegno, un grandissimo disegnatore e le sue cover di Diabolik stanno ridando lustro a questa serie, diciamo, ecco. A me piacciono tantissime, specialmente poi piace anche, diciamo, come dire, questo effetto a rilievo che si può, no, in realtà il rilievo non c'è, ma è un effetto che dà la sensazione di rilievo per quanto riguarda il logo di Diabolik e anche alcune delle immagini. A me piace tantissimo questo tipo di cover che la casa editrice ha, diciamo, ideato per Diabolik, perché la utilizza anche per le ristampe. Ecco, detto questo, veniamo alla storia. Il titolo dell'albo è Il prezzo degli ostaggi. Il prezzo degli ostaggi. Il soggetto è di Gomboli e Pasini. La sceneggiatura di Pasini e Finocchiaro. I disegni sono dello storico e mitico Facciolo. Cioè, abbiate pazienza, tutti gli appassionati di Diabolik conoscono Facciolo, uno dei migliori disegnatori della serie, storico tra l'altro, che ci ha deliziato per tanti anni con i suoi disegni. Non dei disegni, cioè non siamo a livelli eccezionali, però nel genere, per quanto riguarda Diabolik, è sempre un disegno adatto a questa serie, diciamo. Gli anni passano, ma Facciolo comunque si difende ancora. Per quanto riguarda la storia, di cui adesso vi mostrerò qualche tavola cercando di non fare degli spoiler, la storia mi è piaciuta perché, non lo so, è ben strutturata. E anche, diciamo, l'ho letta tutta ad un fiato, perché anche in questo caso sono stato preso dal susseguirsi degli eventi, come in un film. Mi ha ricordato le trame di alcuni film d'azione in cui vengono coinvolti dei rapinatori che tengono con sé degli ostaggi. Ecco perché si tratta di questo, come si può intuire dal titolo Il prezzo degli ostaggi.
in pratica c'è stato praticamente un giro del riscosso di tangenti, ha fatto sì che nel caveau della banca centrale di Clerville finisse un bottino favoloso, e Diabolik ne ha conoscenza di questo fatto. L'unica cosa che non sa però è che una banda di rapinatori senza scrupoli ha deciso di ideare lo stesso colpo che pensava di portare a conclusione lui. E da qui comunque si sviluppa l'intera vicenda di questo numero, di quest'albo di Diabolik. A me è piaciuta, mi è veramente piaciuta. Io adesso vi mostrerò qualche tavolo, qualche disegno con i disegni di Facciolo. Ecco qua, potete vedere l'inizio. Ecco come partiamo con l'inizio. Ecco qua, ecco qui la bella splash page iniziale di Diabolik, il prezzo degli ostaggi, con questo elicottero che si staglia con dietro la luna, ecco, una bella, diciamo, è in questi inizi in cui neanche a farlo apposta i protagonisti sono alcuni gatti. Abbiamo visto prima Yuri che si aggirava, forse avrà capito che anche lui che poteva avere a che fare in parte con questa storia. Naturalmente i gatti c'entrano poco, perché come potete capire si tratta di Eva che circuisce diciamo un volontario che dà da mangiare ai gatti perché lo narcotizza, perché Diabolik non dovrà prendere il posto, essendo costui un centralinista della banca di Clerville. Ecco, da lì parte, di cui Diabolik per l'appunto prenderà il posto. La cosa, diciamo, che veramente è stata congegnata bene è il fatto che mentre Diabolik prende il posto dei centralinisti, diciamo, i rapinatori mettono in atto, vi faccio vedere alcune tavole, mettono in atto il loro piano ed entrano in azione, anche grazie a un basista all'interno. E, ironia della sorte, l'unico contatto che vogliono tenere fra loro, che già sono, diciamo, che tengono insieme gli ostaggi, è la polizia, diciamo, è la banca, diciamo, è chi dovrà versare i soldi del riscatto, che chiedono 7 milioni di euro. L'unico contatto da loro individuato è proprio il centralinista, che però altri non è che Diabolik. Quindi vi lascio immaginare, diciamo, la trama, diciamo, come si svilupperà. È chiaro che è stata veramente ben congegnata. Diciamo che ultimamente, rispetto alle ultime storie, questa mi è piaciuta, mi ha preso. Ecco, io dico quello che penso, non è che di solito quando una cosa non mi piace non lo dico. A me è piaciuta, sinceramente. Certo, non è un capolavoro, non è una delle migliori storie di Diabolik, però è piacevole, a me ha preso. Ecco qua, vi mostro ancora alcune tavole dei rapinatori mascherati che sparano alle telecamere. E ovviamente il centralinista che è costui, che altri non è che Diabolik sotto mentite spoglie, come si usava dire una volta. Ovviamente capita, come dicevo prima, che i rapinatori, avendo studiato un po' diciamo, il vero centralinista, ritengono che sia un bravo uomo, una persona di cui fidarsi, e si rivolgono a lui come contatto tra loro e la polizia, diciamo, e chi deve pagare il riscatto. Ecco qui, vedete, queste scene, diciamo, che coinvolgono Diabolik. A questo punto Diabolik ed Eva escogiteranno un piano, come sempre infallibile, che li porterà a beffare sia la polizia e alla fine anche i rapinatori.
Detto questo video può ritenersi concluso. Io sono, devo dire, sono soddisfatto di questa, di questa avventura di Diabolik, che mi ha regalato un quarto d'ora di lettura, diciamo, piacevole, e ve la consiglio spassionatamente. A questo punto, come detto, il video è concluso e il vostro umile cronista vi saluta con un abbraccio dal profondo del suo cuore e vi dà appuntamento, a voi piacendo, sempre al suo prossimo video, probabilmente in tarda serata. Magari vi racconterò un po' quello che è successo al Bonelli Port. Alla prossima, allora.